Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo vlog. Sto tornando indietro che ho portato Giorgia a scuola. Stamattina Maurizio inizia un po' più tardi, quindi sono un po' più tranquilla perché c'è anche lui a casa. E abbiamo dovuto cambiare gli orari, quindi prima porto Giorgia e poi accompagno Sabrina e Giada al pulmino, perché il pulmino passa un po' più tardi. Quindi niente, questo. E oggi sarà una giornata sempre casalinga, mettere in ordine, niente di che. E adesso, arrivando a casa, facciamo colazione con la torta di carote. Ieri sera ne abbiamo assaggiato un pezzettino ed è venuta fantastica, veramente meravigliosa. Infatti mi devo segnare poi la ricetta, perché così almeno magari ogni tanto la faccio, perché veramente è venuta veramente veramente buonissima, morbida. Considerato che ho sostituito la farina normale con la farina senza glutine, veramente buonissima. E niente, quindi sono molto contenta di questo. E ce la sono messa da portare a scuola. E niente, boh. Adesso aspetto che, perché ci sono di nuovo lavori sul ponte. E quindi aspetto che il semaforo è venuto verde, così almeno andiamo. E boh, ci vediamo poi quando sono a casa. Ho i miei capelli da squilibrata. Vi volevamo dire che sono su, che sto facendo i letti, e giù è Gabriele che sta facendo la video lezione. E poi che stavo, in realtà parlando no, gli ho mandato un vocale e ho fatto tutto il ragionamento mio con Sara, e probabilmente solo questa settimana ci sarà non solo 3 video. Molto probabilmente torneranno i video tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con la live il sabato, come facevamo prima della zona rossa. Ed ecco, perché il pranzo di oggi per me: pasta pesata. Ho fatto le conchiglie con funghi e olive al pomodoro e poi una spolveratina di parmigiano. Invece loro, vi faccio vedere da Pia che ce l'ho di fianco, anzi Giorgia che si vede meglio, hanno sempre le conchiglie, però col sugo al pomodoro fatto con il sughetto degli ossobuchi di ieri, e poi anche loro il formaggio. Gabriele invece ha gli spaghetti, ma sono laggiù, adesso vi faccio vedere, eccolo là. E niente, quindi noi adesso pranziamo. Buon appetito a noi, ciao. Allora, sono le 18:10, vado a fare lo spuntino, niente di impegnativo. 10 mandorle oggi, e poi qui andrò a fare la spremuta di arance, così almeno le faccio andare, che c'ero lì che sono più di là che di qua. E praticamente, siccome ho portato giù lo spremi agrumi, le andrò a tagliare e poi a schiacciare con la forchetta e a strizzarle, così come si faceva una volta anche, no? Ecco, perché lo spremi agrumi ce l'ho di sotto. E quindi, Pia, vieni qua con la mia arancia. Quindi adesso prepariamo la spremuta d'arancia. Eccola pronta, non è venuta tantissima, però non sono neanche spremute bene, secondo me
ne veniva molta di più, non dico pieno, ma di più. E poi qua le mandorle adesso. Questo cazzo Ed di eccola sì. qui. Pronta. Non ne è venuta tantissima, però purtroppo non le ho potute schiacciare benissimo e quindi vabbè. Perlomeno non sono andate completamente sprecate. Poi qui le mandorle. Sorella vuole parlare con te. Rispondiamo alla merenda. Ho iniziato a preparare gli ingredienti per fare un plum cake con i kiwi. E intanto parlavo con Alexa, cioè non con Alexa, parlavo con Luisa che era su Alexa. Tramite Alexa, ce la facciamo, eh? E niente, giusto perché anche quelli lì erano lì, non li mangiava nessuno e per non sprecarli, perché sapete che sono contro lo spreco di cibo, ho voluto utilizzarli in questa maniera. Allora, dopo aver fatto la merendina, sono ancora con Alexa, con la mamma che però è andata a mettere sto carico al tablet. Vado a preparare un plum cake al kiwi che ho trovato sul canale YouTube di Alessia Cake e ci serviranno 200 grammi di kiwi o se li volete in numero 5, più o meno sono tutti grossi uguali, quindi a meno che non siano super enormi, più o meno sono 5. 2 uova, 300 grammi di farina, una bustina di lievito per dolci, 150 grammi di zucchero, 100 ml di latte e 80 ml di olio. Andrò a farlo con il glutine, questo qui. E poi, perché tanto Gabriele è allergico ai kiwi e quindi non lo potrebbe mangiare comunque. Allora ho deciso di farlo col glutine. Ma poi magari un giorno la proveremo anche senza glutine, così vediamo se con la farina della Revolution riusciamo a sistemare anche questa ricetta. Comunque me la sono scritta qui veloce, poi l'andrò a sistemare bene nel mio quadernetto e adesso cominciamo la preparazione. La ricetta completa la potete trovare sul sito Angela Cake. E che vi lascerò qui sotto il link in info box e niente, come vedete frullo i kiwi, li taglio a pezzi e li frullo e poi procedo con montando le uova con lo zucchero. Poi aggiungiamo i kiwi e procediamo aggiungendo farina, latte e olio, alternandoli. Purtroppo non avevo burro e quindi sono andata a ungere tutto lo stampo e devo dire che poi si è staccato tranquillamente il plum cake senza nessun problema.
qua, poi qui. In casa si fa la raccolta differenziata. No. Sì, in casa si fa la raccolta differenziata. Bisogna sempre stare attenti ai piccoli perché magari sbagliano certe volte, soprattutto con l'indifferenziata, perché la plastica, la carta, il vetro sono abbastanza facili, ma l'indifferenziata... Ai fratelli piccoli, ah, si scrive... Senza H. Mamma, e se io ti direi che devo fare così? Sai che non mamma, solo vuole fare così. Non lo voglio far vedere. Sto cercando la mia gomma. Qui dentro non c'è. Non c'è oggetti inutili in casa preoccupata. Che anche casa mia. No. Perché se una cosa non ti serve non si compra. Quello che si compra perché ci serve. No, scrivo per no, perché in casa dice la regola che se una cosa non ti serve non la puoi prendere. Come se non ci sono i coupon. Se una cosa non si compra. Bice si scrive bice, bice, eh? Bice, bice la regola. Bice, con la gorgata. Grazie. Pionda. In casa si butta via molto cibo? No, per fortuna no, anche perché le cose se avanzano vengono riutilizzate o il giorno dopo oppure congelate e poi riutilizzate in un secondo momento. Grazie signora. Perché durante il pasto non avanza molto cibo, perché è vero, cioè noi non facciamo avanzare sempre tanto. Però la gente arriva, lo riutilizziamo oppure lo congeliamo per un'altra volta. Ma perché prendo danno? E comunque scrivi quello che ti dico io. Ho scritto quello che mi dici. No, che io ti dico una cosa e tu ne scrivi un'altra. E come c'è? No, non ho scritto. Comprano molte cose usa e getta? No. No. Le compriamo raramente. Perché tanto abbiamo la lavastoviglie, già c'è quella che sostanzialmente inquina. Quindi... Una tragedia. Ma che l'unica cosa? Cioè le cose di. Le cose da getta le compriamo tipo per andare al fiume che abbiamo preso. Quando andiamo al fiume, sì, d'estate, perché diventa difficile portarsi al fiume i bicchieri di vetro. Oppure tipo se c'è magari una festa di compleanno e c'è tanta gente. Allora sì, però anche tipo a Natale e Capodanno preferisco usare piatti di porcellana piuttosto che comprare. Vabbè, niente piuttosto che comprare. Compriamo, non compriamo. Beh, in effetti è vero, non li compriamo mai, cioè è difficile che io compro anche i tovaglioli. Cioè, anche quelli prendo lo Scottex, ma cioè sarebbe meglio lo straccio. Per asciugare, perché così lo rilavi e lo riusi. Invece lo Scottex sì che è compostabile tutto, però speciali no, sì, vero. Siamo arrivati alla cena, certe volte mi sento un po' Thomas Hungry, comunque per cena sto facendo come contorno delle carote tagliate così che oggi ho visto sul canale di Debbie G, e però io le vado a fare nell'air fryer, ho messo un po' di spezie e le ho condite per bene, adesso le vado a mettere qui, le faccio cuocere, sono carote, no? Non pensavo che dovevo dirvelo. Le metto 20 minuti, vediamo. E poi invece qui, oltre alla cucina da pulire, sto facendo queste che poi, cioè, all'interno andrò a mettere poi anche il latte. Per adesso le faccio cuocere un po' così e poi ci andrò a mettere o il latte oppure anche qua spezie, ci metto magari un po' di aglio, ma non lo so. Devo ancora decidere. Intanto dovrei anche far andare le coscette e devo andare a lavare Pia, quindi vado a lavare Pia e ci rivediamo quando esco. Allora, ecco le carote pronte, alla fine ho messo solamente un po' di aglio in polvere e basta, così. Poi qua ci sono le coscette,
E qui ci sono gli sticchi di carote fatti così. Sono buonissimi. Sono morbide ma non troppo. È molto saporite. E qua adesso vado a fare i miei hamburger vegetali che dovrà mangiare anche qualcun altro perché io. Di coscette ce ne sono solo 6. E niente. Quindi adesso noi andiamo a mangiare e ci vediamo. Buonasera. Allora, oggi è giovedì. Io oggi non ho registrato praticamente niente, ma perché non ho fatto niente di che. Stamattina ho fatto i letti, Gabriele ha fatto la video lezione, Pia era un po' scatenata, poi oggi pomeriggio sono stata sul divano perché lei si è addormentata, ma se mi allontanavo non voleva stare. Sabrina ha fatto il suo corso di computer, il corso APAS, l'ha finito, era l'ultima lezione se non ho capito male. Oggi invece Gabriele non ha fatto il corso di francese. Cos'è, un fiorellino? Sì. Non si vede, allora devi guardare, farlo vedere qui, se no non si vede. Guarda, tira su, più su, no, meno su. Ecco, brava. Poi cosa? Più giù. Davanti alla tua faccia devi metterlo. Così. No. Davanti alla tua faccia. Così. Brava. Oddio. Aspettate, eh. Prima, cioè. Ok. Allora, e niente, quindi lei, Gabriele, non l'ha fatto perché la professoressa era impegnata con gli incontri con i genitori e quindi non lei non c'era. E niente, io ho i capelli di nuovo da lavare, cioè veramente io non so cosa dire, per quello che li tenevo sempre corti e non li stavo facendo crescere, perché poi ogni 2 o 3 giorni poi io i capelli grassi sono da lavare e quindi mi... Comunque vabbè. E invece per niente, quindi abbiamo fatto questo. Poi c'è scritto la maestra di catechismo che finalmente abbiamo la data della comunione di Sabrina. Eravamo ancora in dubbio e quindi infatti non vi avevo detto niente, però Sabrina farà la comunione il 16 di maggio. Quindi ci siamo, siccome c'è poco tempo, più che altro dobbiamo cercare le cose per vestirla sotto il saio e devo portare a lavare il saio. Per il resto niente, perché purtroppo non si potrà, non si può far solo fare feste. Di conseguenza compreremo le bomboniere, ma abbiamo tempo perché tanto la festa, se riusciamo, la facciamo quest'estate, unendo anche Gabriele, che poverino ha fatto la comunione 2 anni fa e ancora deve avere la festa, quella un po' più grande, quella diciamo con tutti, con la torta e tutto quanto, e probabilmente faranno anche la cresima. Un attimo, qua c'è. Sì, ma con cosa hai fatto qui a famiglia? Con un affare di... Con il mio braccialetto che vi ho fatto. Sì, ma le cose che si mettono nelle orecchie, cosa hai usato? Ho usato degli affari. Certo, mettiamoci cose strane nelle orecchie. Degli affari, quelli lì per il braccialetto. Non dico niente, sennò mi tocca che le picchioni. E quindi faranno forse la cresima anche Manuel e Giorgia. E dobbiamo ancora battezzare Pia. Avremmo dovuto farlo l'anno scorso, ma poi c'è stato tutto questo casino e non l'abbiamo fatto, ma quest'anno è da fare per forza. Quindi volevamo nel tragitto, diciamo, tra magari fine giugno e maggio, metà maggio, che fa la comunione Sabrina, se fanno la cresima anche loro, riuscire a far battezzare anche Pia, così poi facciamo una festa unica. E niente, quindi sono felicissima perché almeno sappiamo la data. Adesso poi andiamo in cerca, cioè in cerca no, perché Sabrina ne avevamo, Sabrina li ha provati, ma purtroppo lei è cresciuta e non le vanno più bene,
Quindi avevamo due bei vestitini, ma ahimè, è cresciuta. Io pensavo li facesse in terza, come ha fatto anche Giorgia, elementare, la comunione, invece questa l'hanno fatto fare in quarta, l'hanno spostata, e quindi ovviamente quei vestitini che avevo tenuto da parte, molto belli, per lei, purtroppo non ne vanno. Quindi ne andremo a comprare uno nuovo, ovviamente... ovviamente li porterò insieme, vi porterò con noi. Sabrina ha già idea di come lo vuole perché l'aveva già visto. Lo prenderemo ovviamente dai cinesi, non è che andiamo a comprare vestiti da 100.000 euro. E quindi niente, adesso aspettiamo solamente, beh, diciamo, in primis l'arrivo dello stipendio e poi di poter uscire un attimino, così almeno la porto. E invece per quanto riguarda Giorgia e Manuel, devono ancora scegliere padrino e madrina, ma ancora lì non sappiamo la data, perciò aspettiamo. Comunque Giorgia ha già deciso come vuole vestirsi, manca solamente Manuel. E buoni, io sono anche venuta per salutarvi, per ringraziarvi se avete guardato fino a qua questo video, che sicuramente sarà lunghissimo perché è di più giorni. E niente, volevo ringraziarvi per esserci sempre vicini, per le cose carine che dite, perché ci seguite, perché siete iscritti al canale. E niente. Tutto qui. E adesso vediamo un attimino perché sto ripensando alla programmazione, quindi vi farò sapere. E perché così non mi piace tanto. Quindi adesso vi farò poi sapere, magari se avrete di nuovo i video dal lunedì al venerdì con il sabato la live. Adesso ci penso un attimo e poi magari ve lo dico. E niente, per cena sto preparando una minestrina e poi faccio e poi per loro ho fatto il pollo arrosto, cioè nell'air fryer, e invece per me c'è ancora un hamburger vegetariano, mangio quello. E poi domani, se dovrebbe arrivare lo stipendio, mi faccio portare la spesa dal Carrefour. E niente, quindi speriamo, così almeno mi faccio portare qualcosa, perché non è che non c'è proprio più niente di roba, ce n'è ancora, però devo capire bene come farle, perciò magari mi manca la pasta alla minestra. E quindi adesso vediamo un attimo cosa farmi portare. Comunque sicuramente ve lo faccio vedere nel video che poi vedrete lunedì. E niente, quindi noi ci vediamo voi il video lo vedete che è venerdì, quindi ci vediamo domani alle 21.30 con la live e poi lunedì invece con un nuovo video. Ciao, buona serata, ciao a tutti. 1, 2, 3.